Ciao a tutti da Autocazzaniga. Oggi vi andiamo a presentare una novità che da questo momento andremo a trattare. Si tratta della mitica Panda, ma non è la Panda che vedete, è la Panda 4x4 che storicamente noi trattiamo. Abbiamo trattato tantissime prima serie. Abbiamo trattato la prima serie che andava dal 1980 al 2003, abbiamo trattato la seconda serie dal 2003 al 2012 e qualcuna siamo riusciti a venderla anche inizio 2013, ed ora cambiamo pagina e andiamo a presentarvi il nuovo arrivo che è la Panda 4x4 ultima serie. Abbiamo consegnato tantissime Panda 4x4, a partire dal 1987, anno di nascita di Auto Cazzaniga, ad arrivare a oggi. Noi la trattiamo da oggi in quanto siamo finalmente riusciti a ottenere un prezzo competitivo per questa auto e quindi siamo qui a proporvela. Spettacolare, come sempre il look della Panda 4x4 si distingue. Questo esemplare è un 1003 multijet, per ora noi tratteremo il motore a gasolio. Questo esemplare è nella colorazione argento, ma disponiamo anche di altri colori. Andiamo ad illustrarvi il nostro prodotto. Innanzitutto parliamo della Panda 4x4 1003 multijet col sistema start and stop. Le nostre auto, io partirei nel descrivervi le caratteristiche principali, che sono il cerchio in lega da 15 che, come vuole la moda di adesso, è brunito. Andiamo a evidenziare il dettaglio del cerchio. Abbiamo i fari fendinebbia integrati nel bellissimo paraurti anteriore. Le barre sul tetto. Passiamo a vedere i fascioni laterali e la zona posteriore dell'auto, anche lì molto aggressiva e molto da look fuoristradistico. Facciamo una panoramica dell'auto all'esterno, caratterizzata tra l'altro dalle maniglie in tinta carrozzeria e dagli specchietti in tinta. Passiamo ora a vedere un'altra caratteristica delle nostre Panda, che è: abbiamo due allestimenti, un allestimento caratterizzante dal climatizzatore automatico e un altro allestimento, che è questo che vi presentiamo, caratterizzato dal pack flex, che comprende omologazione a 5 posti, sedile posteriore sdoppiato 60-40, il sedile passeggero abbattibile a tavolino. Andiamo ora a farvi vedere cosa consiste questo accessorio del sedile passeggero abbattibile a tavolino. Guardiamo come si fa e che funzione può avere questo option, facente parte sempre del pack flex. In due semplici mosse il sedile è abbattuto a tavolino. Un altro accessorio caratterizzante il pack flex è la tasca asportabile double fax dietro al sedile lato guida. In questo caso la tasca è montata e possiamo far vedere che ci sono degli appigli elastici. Facciamo vedere prima questo lato, gli appigli elastici e la tasca. Fai vedere che c'è una tasca che si apre. Esatto. Adesso proviamo a girarla. In due semplici mosse la posso girare dall'altro lato, dove ho una tasca invece senza la lampo, quindi una tasca normale, e sotto abbiamo
la possibilità, nella terza e ultima ipotesi, di chiudere totalmente la tasca, facciamo vedere, per conservarla nel baule. Ecco, in questo caso la tasca viene ripiegata e abbiamo il sedile nella condizione standard. Quindi tre possibilità, senza oppure girata in uno dei due modi che avete visto prima. Passiamo ora a descrivere l'ultimo accessorio, un altro accessorio del Pack Flex, che è il cargo box. Apriamo il baule. Il cargo box facilita i carichi con il cosiddetto doppio fondo, che può essere asportato totalmente. Possiamo asportare la parte in plastica per formare un ampio vano di carico. Tiralo fuori, che facciamo vedere come raddoppia praticamente il bagagliaio. Come vedete, il sedile è sdoppiato. Passiamo ora a dettagli della cruscotteria. Possiamo anche sistemare il sedile del lato passeggero. Abbiamo innanzitutto la radio integrata, che è una radio CD MP3, il climatizzatore, che nell'altro allestimento può essere scelto anche automatico, in questa vettura è manuale, il quadro strumenti col body computer e, per quanto riguarda la gestione di tutta l'elettronica, e il computer di bordo per l'utilizzatore finale. Caratteristica delle nostre Panda 4x4 è anche l'interno, che sui pannelli è in pelle beige, mentre sui sedili è un misto stoffa pelle, come potete vedere. Abbiamo inoltre auto sia in colorazione pastello che in colorazione metallizzata. Possiamo chiudere tutta l'auto, non prima però di avervi fatto vedere una mia dimenticanza, un accessorio importante per la Panda 4x4, tutte le nostre ce l'hanno, che è il bloccaggio differenziale, che è questo tasto ELD che vi aiuta nell'uso estremo fuoristradistico. Diciamo che una Panda 4x4, prima di avere l'autoradio e il clima, deve avere il bloccaggio differenziale, altrimenti non dovrebbe essere 4x4. Le nostre Panda hanno tutto il blocco differenziale. Vorrei ora farvi vedere, chiudiamo pure le porte, quanto è agile questa Panda. Noterete come l'auto sia agile in un tratto di asfalto caratterizzato da una brusca pendenza. Guardate ora. Avete visto l'agilità di questa auto. Volevo quindi ricordarvi che da noi potete venire a vedere la nuova Panda 4x4, potete anche guardarla in anteprima visitando il nostro sito www.autocazzaniga.com, dove potete vedere le offerte aggiornate, e credetemi, ma sicuramente farà il successo delle due serie precedenti, in quanto questa auto non è nient'altro che andata a ripetere quanto già di buono c'era sulle precedenti, ma apportando delle migliorie alla stessa.
vi aspettiamo in concessionaria per vedere, provare e perché no acquistare la stupenda nuova Panda 4x4. Un saluto a tutti voi che ci seguite e un arrivederci da Auto Cazzaniga al prossimo video.